Il capo interno con la Reggiana brucia tantissimo, ma le palesi sviste della terna arbitrale non devono rappresentare un alibi. Lo diciamo da subito, sarebbe un grave errore. Incassati altri 3 gol sotto il profilo meramente tattico, almeno per 60-70 minuti. Pescara senza dubbio ordinato, quindi è successo di tutto. Con l'ingresso prima di Radrezza, poi di Lanini, gli emiliani sono passati al 4-2-3-1, modulo che in un certo senso ha destabilizzato l'11 di Autore. Di fatto la Reggiana ha cambiato passo, sono mancate le contromosse. Diambo, il migliore, non ne aveva più, era esausto, già vittima di crampi, avrebbe dovuto essere sostituito. Invece è rimasto in campo sino al secondo giallo, 83esimo, che ne ha decretato l'espulsione. Resta il pesante fardello dei gol subiti, ben 11 in 7 partite. C'è ancora da migliorare e non poco nella fase di non possesso. Proteste e rimostranze motivate, primi 2 gol in fuorigioco, si parla pur sempre di centimetri senza VAR. Più evidente in realtà il tocco col braccio di Guglielmotti in occasione dell'1-0, ma in entrambe le circostanze sia l'esterno che Lanini sono stati completamente dimenticati. Errore grave invece dell'arbitro Maranese di Ciampino sul rosso comminato a Di Gennaro, che andava solo ammonito. Ma in quella circostanza una verticalizzazione così semplice da leggere non è ammissibile. Squadra piazzata male. Dov'era Memuscei? In 10 contro 11 bisognava serrare le fila, essere compatti, soprattutto portare in porto il pareggio, più o meno quanto accaduto contro l'Ascoli in casa lo scorso marzo. Che il presidente Sebastiani si lamenti della direzione di gara è comprensibile, assai discutibile che lo faccia in ogni partita, sempre e comunque il tecnico, tra l'altro esagerando. C'è chi in passato ha detto parlare degli arbitri è l'alibi dei perdenti, sarebbe per questo controproducente e pericoloso. In realtà serve più applicazione sulle coperture preventive, bisognerebbe gestire meglio le transizioni negative. Un peccato, perché nei primi 70 minuti i biancazzurri hanno mostrato progressi confortanti sul piano dell'ordine e dell'equilibrio. Questa volta, quasi una legge del contrappasso, sono stati fatali i minuti finali. Il mese della verità è cominciato dunque con una sconfitta, la prima stagionale. In casa un solo successo nella gara inaugurale con l'Ancona Matelica, quindi 2 pareggi e un KO. Sconfitta che tuttavia non deve lasciare il segno. Lunedì prossimo, ore 21, il posticipo sul campo dell'Entella degli ex Paolucci e De Sena. Probabile il recupero di Pompetti, liguri reduci dalla sconfitta di Pontedera 2-1. Terza in campionato dopo i KO rimediati, sempre in trasferta e con lo stesso risultato, 3-1 contro Montevarchi e Gubbio. Ben 12 le reti incassate, una in più dei biancazzurri.